Elezioni Ancona, c'è il nuovo consiglio comunale, prima seduta 19 giugno. Toto Giunta, ecco i nomi dei papabili. Civitanova Marche, tir bloccato al casello della A14, trasportava rifiuti radioattivi diretti verso l'Austria, non aveva autorizzazioni. Truffa bonus cultura, coinvolti 2500 giovani e un imprenditore della Vallesina, compravano telefonini e PlayStation invece di libri e biglietti per il teatro. Alluvione e stato di emergenza, ad oggi riconosciuto solo a 7 comuni delle Marche, gli esclusi alzano la voce, trattamento ingiusto, si facciano sopralluoghi in tutti i comuni. Una buona serata dalla redazione di ETV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Come sempre ci potete seguire in televisione sul canale 12, ma ci trovate anche in streaming sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra app e ovviamente sul nostro sito www.etvmarche.it. Ma iniziamo subito con le notizie. In primo piano la politica. È stata ufficializzata la composizione del nuovo consiglio comunale ad Ancona. La prima seduta è stata fissata per il 19 giugno, ma tiene banco in queste ore il toto nomi per la nuova giunta. Ci racconta tutto Andrea Alfieri Padiglioni. A 3 giorni dall'elezione di Daniele Silvetti a sindaco di Ancona è ufficiale anche la nuova formazione del Consiglio Comunale. La data del 19 giugno è blindata, convocato il primo Consiglio, 20 seggi alla maggioranza e 12 all'opposizione. Questo il colpo d'occhio sulle 32 poltrone. Vincenzo Rossi per Forza Italia, Civici Ancona, Annalisa Pini per Civitas Civici, Salvi per Ancona, per Fratelli d'Italia Giovanni Zinni, Francesco Bastianelli, Angelo Eliantonio, Maria Grazia De Angelis, Orlanda Latini, Patrizia Serangeli, Angelica Lupacchini, Francesco Novelli e Jacopo Toccacieli. Entrano in consiglio per Ancona protagonista Arnaldo Ippoliti, Simone Pizzi, Manuela Caucci, Silvia Fattorini, Luca Marco Signori e Teodoro Bontempo. Antonella Andreoli invece per Lega Salvini, Massimo Parri per Rinasci Ancona e Marco Battino per Ripartiamo dai Giovani. Il fronte opposto, quello della minoranza, vede presenti Ida Simonella, candidata sindaca sconfitta, Massimo Mandarano, Diego Urbisaglia e Carlo Maria Pesaresi per Ancona Diamoci del Noi, per il Partito Democratico Susanna Dini, Stefano Foresi, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli e Federica Fiordelmondo. Tommaso Fagioli entra per Riformisti, Italia Viva, Azione, Socialisti e Francesco Rubini per Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta. Ma gli equilibri potrebbero subire degli scossoni con la nomina della nuova giunta. Alcuni dei consiglieri di maggioranza eletti potrebbero infatti entrare nella squadra di governo. I papabili promossi ad assessori per il momento sembrerebbero essere Giovanni Zinni, Angelo Eliantonio, Manuela Caucci, oltre a Marco Battino, che è sicuro del ruolo di assessore alle politiche giovanili all'università, in forza dell'apparentamento stretto con il neosindaco Daniele Silvetti. Da non dimenticare le altre 3 quote rosa oltre la Caucci, una sicuro dovrà arrivare dalla Lega, la seconda da Fratelli d'Italia. Per il terzo posto i riflettori sembrano invece essere accesi su Annalisa Pini. E continuiamo con la politica. La giunta c'è invece a Falconara, è stata presentata questa mattina. La sentiamo e la scopriamo nel servizio di Giacomo Giampieri. Grande entusiasmo, questo è certo, perché il risultato che abbiamo ottenuto è un risultato veramente entusiasmante. La composizione della squadra, provando ad entrare nei dettagli, Valentina Marchesi assumerà anche il ruolo di vice sindaco, le conferme di Cipolletti e Baia e poi 2 novità, Giacanella che in realtà in consiglio comunale c'era già stato da presidente ed assessore e poi Ilenia Orologio, una new entry. Sì, questa è la configurazione di una giunta che ha sicuramente elementi di novità e che soprattutto rappresenta anche insieme la volontà di rinnovamento anche nella distribuzione di alcune deleghe. Quindi l'idea è stata anche quella di coinvolgere Ilenia Orologio, che è una
presenza importante in quanto si occuperà del commercio, tra le altre deleghe, e lei è stata anche presidente della Profalcona Mare, quindi è una risorsa importante proprio in questa prospettiva di vicinanza anche con le esigenze del territorio. Il sindaco terrà per sé la delega all'urbanistica. In una distribuzione di deleghe, così come la scorsa legislatura avevo mantenuto alcune deleghe che mi riguardavano più espressamente, come la scuola ad esempio o la cultura, in questo caso la delega che ho ritenuto opportuna mantenere per me è questa dell'urbanistica. Le priorità assolute da concretizzare nel breve, invece, magari quei progetti di più ampio raggio sui quali state e inizierete a lavorare dai prossimi giorni? Nell'immediato sicuramente i progetti che partiranno con il discorso del PNRR, quindi l'ex Vanesi ad esempio, che è diciamo, un elemento cruciale nel cuore della nostra città, e poi anche la scuola Polo e poi anche la realizzazione di opere che partono adesso e che sono proiettate nel futuro, tra queste è già partita anche l'ex Lorenzini, e le prospettive future che riguardano soprattutto l'ex Squadra Rialzo e quindi tutta la progettualità Pinqua che veramente modificheranno l'assetto e la visione della nostra città. Ed ora voltiamo pagina, la cronaca ci porta a Macerata, grave incidente nel pomeriggio per un 21enne. Il ragazzo in sella alla sua moto si è scontrato con un furgoncino all'altezza dell'incrocio della Cimara in via Fonte della Quercia nel quartiere Pace. L'impatto è stato violentissimo, il giovane ha fatto un volo di una decina di metri, le sue condizioni purtroppo sono apparse sin da subito molto serie, tanto che è intervenuto l'elis soccorso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. E invece restiamo nel maceratese, ma ci spostiamo sulla costa. A Civitanova Marche un carico illegale di materiale radioattivo era nascosto all'interno di un autocarro che è stato fermato dalla polizia stradale proprio nei pressi del casello. Il camion era condotto da un cittadino dell'est Europa ed era diretto in Austria, dove il materiale avrebbe subito un processo di smaltimento. Il carico però risultava privo dei titoli autorizzativi per il materiale radioattivo, dunque violava le norme internazionali sul trasporto merci, soprattutto le prescrizioni previste in materia di trasporto di merci pericolose. Il conducente è stato denunciato e multato, mentre l'autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo di 3 mesi. I rifiuti radioattivi sono stati affidati a un trasporto autorizzato. Ed ora restiamo sulla cronaca, ma ci spostiamo nella Vallesina, dove le fiamme gialle hanno individuato una mega truffa sull'uso illecito del bonus cultura. Ci spiega tutto Andrea Fiano. Biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti, parchi archeologici, musica, libri e prodotti dell'editoria audiovisiva. Erano tanti i prodotti a cui potevano accedere i neo-diciottenni con il bonus cultura, ma non smartphone, tablet o PlayStation o altre console per giochi, come invece hanno fatto migliaia di giovani della Vallesina grazie al sistema messo in piedi da un'imprenditrice del posto. Il comando provinciale della finanza di Ancona, a seguito della condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche, ha confiscato depositi bancari, immobili e contanti ad un'imprenditrice della Vallesina. La confisca è l'atto conclusivo dell'operazione 18 app, portata a termine dai finanzieri della compagnia di Iesi, nel corso della quale è stato smascherato un artificioso sistema di frode con cui l'esercizio commerciale coinvolto aveva ottenuto ingenti rimborsi relativi al bonus cultura spesi da migliaia di diciottenni. Infatti, circa 2.500 giovani con la complicità dell'impresa avevano nel tempo comprato prodotti elettronici come computer, smartphone e tablet, non rientranti nelle categorie previste dalle condizioni di utilizzo del bonus. L'indagine ha portato alla contestazione di sanzioni amministrative per oltre 2.700.000 euro, sia nei confronti dei giovani coinvolti che dell'imprenditrice, denunciata insieme all'altro socio per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Dopo la sentenza di condanna, l'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di confisca, eseguito dalle Fiamme Gialle Jesine, che attraverso complesse ricostruzioni patrimoniali hanno assicurato all'erario depositi bancari, immobili e contanti per un importo di circa 530.000 euro, dei quali 140.000 rinvenuti all'interno di una cassetta di sicurezza intestata ad una terza persona, estranea ai fatti, ma nella disponibilità degli imprenditori. L'operazione svolta dai militari della Guardia di Finanza rientra nelle molteplici attività che vedono il corpo in prima linea nella prevenzione e repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, al fine di garantire il corretto impiego, secondo gli scopi previsti dalla legge, delle risorse destinate alla collettività. Voltiamo pagina. L'alluvione che ha colpito la nostra regione il 15 settembre 2022, ci sono degli sviluppi sull'inchiesta, infatti a giorni dovrebbero venire iscritti nel registro delle notizie di reato i primi indagati. Al momento il fascicolo è ancora contro ignoti ed è aperto per le ipotesi di omicidio colposo e inondazione colposa. I carabinieri forestali di Ancona infatti hanno depositato in procura una documentazione di oltre 200 pagine nella quale individuano possibili responsabilità. In particolare hanno analizzato il sistema di allerta, il flusso di informazioni nelle ore del disastro e la pianificazione di protezione civile dei diversi enti coinvolti. Sono invece i carabinieri forestali dell'Aquila ad aver lavorato agli aspetti legati alla gestione fluviale e alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio. L'indagine, lo ricordiamo, è passata dal capoluogo, da Ancona, alla procura abruzzese, dal momento che tra le persone danneggiate dall'alluvione ci sono anche magistrati e giudici del distretto anconetano. Dunque a giorni avremo importanti sviluppi. Ma ora da un'alluvione passiamo all'altra, l'ultima, quella delle settimane scorse. Con la dichiarazione dello stato di emergenza sono 7 i comuni marchigiani che ne beneficiano, monta però la protesta dei sindaci esclusi. Sentiamo. Lo stato d'emergenza è stato concesso, le Marche hanno fatto richiesta, però siamo veramente molto delusi, in particolar modo nella provincia di Pesaro Urbino, perché ad oggi sono stati riconosciuti solamente 7 comuni. E la Protezione Civile Nazionale, da quello che ho capito, si è giustificata dicendo che ha fatto i sopralluoghi solamente in quei comuni. E questa è una cosa dal mio punto di vista grave, nel senso che prima di definire i comuni era necessario fare i sopralluoghi un po' in tutti i comuni. Chiediamo alla Regione di attivarsi appunto per chiedere alla Protezione Civile Nazionale di fare i sopralluoghi in tutti i comuni che hanno fatto una segnalazione, cioè che hanno detto di aver avuto i danni. Parliamo di milioni e milioni di euro, non si può scherzare, anche perché in gran parte le Marche è fatta di piccoli comuni, solo 2 frane per un singolo comune è impossibile far fronte. Le strade della provincia di Pesaro, che è la provincia per cui la provincia ha fatto richiesta, passano in molti comuni, quindi il paradosso sarebbe che se una provincia parte nel comune di Pesaro viene finanziata, la stessa strada provinciale che passa nel comune di Vallefoglia non verrebbe finanziata, quindi è necessario rivedere questo. Oltre a questo abbiamo chiesto anche che la Regione possa prevedere delle risorse, come è stato fatto per l'alluvione ad esempio di Senigallia Cantiano, cioè con l'alluvione di settembre, per quelle spese che non vengono riconosciute dallo Stato. Ad esempio nella precedente ordinanza gli autoveicoli, i mezzi da lavoro non erano riconosciuti e la Regione ha previsto 2,5 milioni. Alla stessa stregua chiediamo che per questo tipo di alluvione, qualora non venissero riconosciute le spese ad esempio dei mezzi, che la Regione tratti anche questa parte del territorio marchigiano come è stato trattato il resto la volta scorsa. In più è importante individuare una sorta di cabina di regia o di commissariamento, qualcosa, perché dal mio punto di vista le strutture tecniche pubbliche non sono in grado di affrontare tutte queste emergenze da sole. È necessario fare, come dire, creare un gruppo di lavoro, di tecnici anche esterni, di imprese locali per far fronte, perché altrimenti io penso che ci vorranno anni prima di riuscire a mettere a posto tutti i danni che ci sono. Le procedure sono sempre molto farraginose ed è per questo che sono necessarie procedure straordinarie, perché se andiamo avanti con le procedure ordinarie appunto difficilmente noi vedremo qualcosa prima di qualche anno. E a proposito di alluvione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato in queste ore il decreto legge maltempo che contiene le prime misure per
fronteggiare l'emergenza nelle aree dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dall'alluvione. Il provvedimento è stato assegnato alla Camera in prima lettura. E ricordiamo inoltre che mercoledì 7 giugno a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra il Governo e i rappresentanti istituzionali dei territori colpiti. Per il Governo ci saranno il Vice Premier Matteo Salvini, il Sottosegretario Alfredo Mantovano, poi i ministri competenti. Per la nostra regione sarà presente il governatore Acquaroli. E a proposito di regione, la Giunta ha approvato le nomine dei 5 direttori generali delle aziende sanitarie territoriali. Andiamo a scoprire nel servizio di chi si tratta. Dopo un lungo periodo di stallo e commissariamenti, la Giunta regionale ha provveduto mercoledì pomeriggio alla nomina dei direttori generali delle 5 aziende sanitarie territoriali, che saranno Nadia Storti per l'AST Pesaro e Urbino, Giovanni Stroppa per l'AST Ancona, Daniela Corsi per l'AST di Macerata, Gilberto Gentili per l'AST Fermo e Nicoletta Natalini per l'AST Ascoli Piceno. I direttori generali sono stati scelti da una lista di 30 idonei, selezionati da un'apposita commissione che ha valutato i titoli e gli esiti di colloqui con circa 90 candidati. La scelta che è stata fatta su proposta del Presidente dalla Giunta, naturalmente io sono assessore alla sanità e vicepresidente, è stata indubitabilmente nel scegliere le persone che per caratura professionale e per esperienza possano affrontare le sfide della sanità regionale. Diciamo che al di là dei nomi noi dobbiamo dare tutte le risposte necessarie che sono relative all'attuazione del piano sociosanitario, all'attuazione della riforma che è stata approvata lo scorso anno, all'abbattimento delle liste d'attesa e soprattutto al controllo dei conti pubblici, perché la nostra regione è una regione benchmark dal punto di vista della spesa pubblica e quindi noi intendiamo rimanere in quella condizione, in quella posizione. Attualmente i direttori Stroppa e Natalini sono incaricati fuori regione e dunque assumeranno l'incarico dal 17 luglio al fine di consentire il completamento delle dovute procedure. Per questo la Giunta ha contestualmente nominato Nadia Storti, commissario straordinario dell'Asta Ancona, e Maria Capalbo, commissario straordinario dell'Asta Ascoli Piceno, a decorrere dal 1 giugno fino al 16 luglio. E a proposito di nomine, c'è anche l'imprenditore recanatese Giovanni Clementoni tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Mattarella. Nato nel 1962 ad Ancona, Giovanni Clementoni dal 2002 è amministratore delegato dell'azienda di famiglia attiva nella produzione di giochi educativi. La Clementoni ogni anno commercializza 28 milioni tra giocattoli e giochi da tavolo tradotti in 16 lingue e distribuiti in 83 paesi, dunque una bella realtà della nostra regione. Ed ora cambiamo argomento: sostenibilità ed energie rinnovabili. Ecco le opportunità per famiglie, imprese ed enti offerte dalla Regione Marche. Ci spiega tutto Roberto Properzi. La Regione Marche quest'anno 2023, tra risorse proprie e fondi che provengono dall'Europa, sta mettendo in campo circa 62 milioni di euro solo per il 2023. Oltre 60 milioni di euro di investimento, è questo quanto annunciato dall'assessore all'energia della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, nella giornata organizzata all'Abbazia di Sant'Urbano di Apiro. Finanziamenti ovviamente concessi attraverso dei bandi. Proprio ieri è stato aperto e subito chiuso un bando di sostegno bonus energia alle imprese e ai liberi professionisti per sostenere le spese delle bollette luce e gas 2021-2022. Ci sono state ben 1.500 domande, su 5.400.000 euro a disposizione le richieste hanno oltrepassato i 13 milioni di euro. Ci impegneremo in qualche modo a trovare più risorse possibile per dare più risposte. Nel frattempo è pronto un bando bonus famiglie a sostegno dei nuclei familiari più fragili con gli ISEE più bassi per l'acquisto di impianti fotovoltaico, stufe a pellet per il risparmio energetico a uso familiare.
poi interventi anche per le pubbliche amministrazioni, ancora per le imprese, un bando da 25 milioni di euro che apriremo entro la fine dell'anno proprio per cercare anche di sostenere e incentivare lo sviluppo di quella impiantistica tipo fotovoltaico per uso e consumo delle imprese. E poi le comunità energetiche rinnovabili, dove la Regione Marche è stata tra le prime regioni a creare una legge ad hoc. Presentata inoltre la nuova campagna di comunicazione illustrata dal content manager di Comunica Media Agency, Jacopo Frattini. Il client principale è tutti dentro, nessuno escluso, questo proprio per rimarcare quel valore aggiunto che ci deve contraddistinguere nel senso di una comunità marchigiana coesa, ma soprattutto focalizzata a raggiungere i medesimi obiettivi, perché tutti siamo chiamati a compiere questa rivoluzione. E dopo la pausa per gli speciali elettorali, stasera torniamo finalmente in onda per l'ultima puntata della stagione di Sibilla, le voci della ricostruzione, una puntata speciale con le interviste realizzate dal nostro Giacomo Giampieri al Salone Internazionale del Libro di Torino. Parleranno i sindaci del cratere marchigiano del centro Italia che erano presenti in fiera, dove hanno spiegato il progetto che mette in rete i comuni terremotati attraverso una strategia condivisa. Molto interessante anche l'intervista di Massimiliano Ossini, presentatore TV, scrittore, che ha dedicato un libro alle montagne magiche, i Sibillini. Tutto questo a partire dalle 21 su ETV Marche, in contemporanea anche in Umbria e in Abruzzo. Ma poi alle 22 torna anche il consueto appuntamento con Punti di Vista, condotto dal nostro Maurizio Socci, che ci porta a conoscere il festival Storie. 11 comuni marchigiani diventano palcoscenico d'Italia. Ospiti in studio in particolare Fabio Paci, ideatore del festival, Marco Rotoni, sindaco di Servigliano, Robertino Paoloni, sindaco di Loreto Piceno, Matteo Pompei, sindaco di Monte San Martino, e Giorgio Grifonelli, sindaco di Montefalcone Appennino. Insomma, una puntata veramente ricchissima. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete trovare tutti i nostri servizi e tante notizie sempre aggiornate sul nostro sito www.etvmarche.it e poi ovviamente sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.